Bene, in questa lezione parleremo di come aprire in lettura un file sul server, scrivere all'interno del file stesso e fare piccole modifiche. Per poter... Allora, intanto apriamo il nostro web server, ovviamente. E apriamo il nostro server dove abbiamo il file in cui facciamo i nostri esperimenti. Eccolo qua. Eccolo qua. Ah. Quest'oggi, come abbiamo detto, apriremo dei file intanto cominciamo ad aprire il file in lettura. Allora, intanto c'è da dire che per aprire un file in lettura abbiamo bisogno della funzione che ci permette di creare una connessione con il file stesso. La funzione in questione si chiama fopen, che ha due parametri, il nome del file, ovviamente con l'indirizzo se non si trova nella root dove si trova il file che sta eseguendo, e il secondo parametro è un parametro che può essere diverso a seconda di quello che si vuole fare con questo file. In questo caso abbiamo messo R, che indica che andremo soltanto a leggere il file, questo parametro indica solo la lettura. Esistono altri parametri, che adesso vi elenco velocemente giusto per memoria, di cui i più importanti sono ovviamente R più, che permette di leggere e scrivere però al tempo stesso sul file, V che permette di scrivere e V più che permette di leggere e scrivere, però si inizia a scrivere all'inizio del file, quindi tutto ciò che è già interno al file verrà cancellato, e A che invece permette di scrivere in coda al file, quindi se abbiamo già un file con dei dati al suo interno, potremo aggiungere i dati in coda e quindi continuare a usarlo come fosse un punto di storaggio dei nostri dati. Questi in breve sono i vari parametri che si possono usare in sede di inizio di connessione con un file. Vediamo adesso come possiamo utilizzare la nostra connessione per leggere un file sul nostro server. Io ovviamente mi sono già creato un file sul server, sulla root che si chiama così. Se avessi usato W non ci sarebbe stato bisogno, però ho deciso di usare R, che diciamo è più sicuro perché se non è presente il file, il programma si interrompe e non permette di creare file a vuoto. C'è da dire che qui allora abbiamo l'inizio della connessione con il file in questione. Se la connessione non avviene abbiamo un messaggio di errore, or die, che viene dato questo errore qui, e la connessione viene messa all'interno della variabile file. Per andare a leggere il file abbiamo bisogno della funzione fget. Fget legge riga per riga tutto il file. Questo va ripetuto ovviamente per tutte le righe del file. Per fare questo abbiamo bisogno di una struttura di controllo while, che controlla che il file non sia finito. Fino a che il file non è finito, continuerà a leggere riga per riga e arriverà fino alla fine. Per vedere se è finito usa la funzione feof, che praticamente scatta da un vero quando siamo arrivati alla fine della lettura del file. E qui in questo while cosa succede? Praticamente questo not, perché indica no, il punto esclamativo, fino a che non siamo arrivati alla fine del file, tu continua a scrivere quella riga. Quindi fa la prima riga, la seconda riga, la terza riga, fino alla fine. Molto importante è che quando una connessione è stata aperta e ci si fa quello che si vuole fare, poi bisogna chiudere la connessione stessa, che si fa con la funzione fclose e ovviamente il nome del file in cui abbiamo aperto la connessione. A questo punto noi dovremo poter leggere il file corso.php, andiamo a vedere sul nostro server se tutto è a posto. E infatti ecco, questo è il testo del file corso.php, che è l'elenco praticamente delle lezioni che ho messo. Se noi andiamo sul server locale, vedremo che esiste un file corso.php, eccolo qua, che è esattamente come quello che abbiamo visto nel nostro browser. Bene, a questo punto però noi potremmo volere invece non solo leggere il nostro file, ma anche aggiungere, come dicevamo prima, del testo. Per fare questo, la funzione da usare è fwrite. Il meccanismo di connessione è lo stesso di prima, fopen corso.txt a più, qui non abbiamo messo il controllo di errore, si può rimetterlo volendo, se lo mettiamo perché è più corretto, perché almeno sappiamo se non funziona, il perché non funziona, eccetera. E
Poi abbiamo la funzione fwrite, cioè questo si pone con questa funzione qui, per questo tipo di connessione qui, si pone alla fine del file. E con questa funzione andrà a portare all'interno della connessione con questo file, quindi questa, il secondo parametro che è la stringa che andiamo a porre sul nostro file. In questo caso già lezione numero 6 l'abbiamo messa, quindi mettiamo lezione numero 7 e mettiamo altre cose interessanti in PHP come testo. Che cosa serve questi due valori qui? Questi due valori qui servono ad andare a capo in un file txt quando lo passiamo in scrittura. Quindi avremo, se tutto funziona correttamente, lezione 07 e poi rn, e, cioè scusate, e poi a capo e poi tutto il resto del testo. Ovviamente, come detto prima, la connessione qui aperta va chiusa, sempre file, file, e se tutto è a posto andiamo sul nostro server e dovremo poter non vedere niente, perché ovviamente non abbiamo restituito a video quello che abbiamo fatto. Però se noi dopo aver fatto la connessione, rileggiamo il file, quindi riapriamo il file in lettura, gli chiediamo la lettura, salviamo, dovremmo trovare che avremo due di queste righe qui, a questo punto lo stiamo facendo due volte, però questo non è importante, ok? Questo è il file che stiamo leggendo, se andiamo alla fine troveremo che abbiamo lezione 07, eccola qua, con a capo. Qui in realtà non c'era lo spazio all'inizio, non c'era la capo, quindi questa è la prima stringa che abbiamo scritto, e questa è la seconda stringa che abbiamo scritto con il nostro codice che abbiamo eseguito prima. Ovviamente graficamente non è molto bello, però serve all'uopo per vedere come funziona questo tipo di connessione. Come ho detto, quello che abbiamo visto adesso sono i principali metodi di scrittura. Quegli altri da vedere, come abbiamo visto, sono quegli altri sono quelli che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, ovvero R più, V più e A più. Fondamentalmente, quelli più importanti sono la A e la R. Il V, visto che riscrive completamente il file, può essere più pericoloso, però dipende ovviamente dalle esigenze. Per quanto riguarda la scrittura sui file e la lettura, questo breve excursus, è finito. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo tutorial.